tema particolarmente caldo. Non credo di sbagliare nel dire che quanto è accaduto su quel testo non ha molti precedenti nella storia del nostro Paese. Adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all'altro è divenuto figlio di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell'articolato sono derivate criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte. Governo e Parlamento hanno ritenuto però con una scelta legittima di apportare profonde modifiche. Dopo un lunghissimo dibattito, hanno deciso di intervenire in due step, con un decreto legge annunciato a fine 2018 e varato a metà aprile di quest'anno, con l'obiettivo di far ripartire le opere, perciò denominato sblocca cantieri, e una legge delega all'esame del Parlamento per una riforma radicale del codice. Il decreto è stato fatto segno di numerose e sostanziali modifiche, e ad oggi si fa fatica ad orientarsi fra gli emendamenti e i subemendamenti approvati e modificati, individuare un testo su cui potersi confrontare. La regolazione flessibile non è stata accolta positivamente dalle amministrazioni, abituate a regole rigide. La previsione di una soglia abbastanza alta, 150.000 euro secondo gli ultimi emendamenti, seppure opportunamente ridimensionata rispetto ai 200.000 del testo originario, entro la quale poter adottare una procedura molto semplificata, aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi. Alcune opzioni, poi, il ritorno all'appalto integrato, l'aumento della soglia dei subappalti al 40%, la possibilità di valutare i requisiti della qualificazione delle imprese negli ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari paiono troppo attenti all'idea del fare piuttosto che a quella del far bene. La sospensione, infine, introdotta in uno degli ultimi emendamenti dell'albo dei commissari di gara per un biennio, proprio in limine al momento in cui questa novità stava partendo, rischia di incidere su un momento topico delle procedure, facendo venir meno un presidio di trasparenza. Io non credo che lo sblocca cantieri complessivamente sia uno strumento pericoloso. Ci sono degli aspetti pericolosi, ma rispetto alla sospensione del codice ovviamente c'è molto di diverso. Noi come maggioranza chiaramente faremo molta attenzione alle parole che lui ha pronunciato oggi, e tra l'altro segnalo anche il fatto che lo stesso Presidente Cantone ha detto che c'è una collaborazione molto serrata anche con il Ministero delle Infrastrutture, e quindi ci sarà comunque possibilità di continuare a confrontarsi. Il comparto degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi.